movimento interiore, anche se ci sono pensieri, emozioni. È l'attenzione che li vede. Allora, non c'è bisogno dell'ascolto. Delle densità. Non c'è bisogno di farci niente con le densità, con i pensieri, le emozioni, le sensazioni fisiche. Concentriamoci per un attimo sull'attenzione che li vede. Io sono attenzione. Siamo attenzione. Entriamoci in questa attenzione. Come si fa a entrare nell'attenzione? Si lascia andare ogni aspettativa di ricevere qualcosa. Primo passo. Seduti. La schiena diritta. Rilassati, lasciando che il respiro fluisca come vuole. Attenzione ed entriamo in questa attenzione. Siamo attenzione. E quello l'io sono. E siamo nel presente, perché l'attenzione pura, l'attenzione che non cerca, che non vuole, che non si afferra. Vive il presente. Allora, lasciamoci insieme toccare questa dimensione che è dentro ognuno di noi. Attenzione. L'attenzione consapevole. Proviamo a entrare nella sensazione stessa dell'attenzione. Senza aspettarci di ricevere nulla. Io sono questa. Io sono questa attenzione. E questa attenzione è compassionevole e accogliente. Questo vuol dire che ci possiamo appoggiare lì, che questa attenzione è interiore, ma è anche intorno a noi. Vibrante, vitale.
Io sono questa. Io sono questa attenzione. E proviamo a vedere se insieme possiamo fermarci lì. Essere questa senza altro. E magari, forse, sarà necessario di tanto in tanto ritornarci, richiamarla. Ma è facile perché l'attenzione è sempre lì. Contempliamola. Contempliamo l'attenzione che siamo. Come si fa a contemplare? Come contempliamo un colore, una luce, un fiore? Ci incantiamo. Restiamo stupiti davanti a quel colore, a quella luce. E così possiamo fare con la nostra attenzione, perché è la stessa cosa. È la stessa cosa di un fiore. È la stessa cosa di una luce. L'attenzione ci rapisce, ci stupisce. Accogliere, essere quello. Essere quella cosa lì. Solo quella cosa lì. Senza altro. L'altro. Io sono quella. Io sono quella. Cercarne le prove, senza cercarne gli effetti, semplicemente essere quella attenzione lì. E non importa se ogni tanto la perdiamo. L'attenzione è la vita che siamo. E per questo è sempre lì. Possiamo tornarci sempre. Io sono questa. Entrate nella sensazione fisica di essere questa attenzione. È sufficiente essere attenti. Non è necessaria nessun'altra qualità speciale, nessun fare.
Non è importante se qui e là si affacciano pensieri, emozioni, sensazioni. Io sono questa. Attenzione. E lì pensieri, sensazioni, emozioni perdono di importanza. Possono esserci, ma non è importante. E ora vediamo se è possibile, aprendo gli occhi, di rimanere in questa attenzione. Proviamo a vedere se, anche quando apriamo gli occhi, questa attenzione resta. Io sono questa, resta. E magari di tanto in tanto sarà necessario chiudere gli occhi per ritrovarla, per ritornarci, per sentirla, per stupirci di nuovo della sua presenza, del suo essere con noi, del suo essere noi. Presenza. Attenzione, sinonimi. Non si può essere nel presente senza essere attenzione. Vanno insieme. Allora, questo passo di avere gli occhi aperti e di essere questa attenzione ancora. Proviamo insieme. Manteniamola durante questo tempo insieme. Attenzione. Proprio perché insieme è più facile. Insieme abbiamo un campo energetico che ci tiene, ci accompagna. Ma c'è qualcosa di molto particolare in questa attenzione. In tutti i cammini spirituali, anche nelle religioni, ci sono questi esseri compassionevoli, il Buddha della compassione, Gesù compassionevole, la Madonna compassionevole. Queste immagini di compassione, colui che sa ascoltare il dolore del mondo e accompagnarlo. L'attenzione è compassionevole. Questa attenzione, questo io sono questa, l'attenzione è compassionevole con noi stessi. Accoglie, ascolta il nostro dolore. Ascolta, accoglie le nostre aspirazioni. Questa attenzione presente ci accoglie, ci prende, ci tiene. Sentitela, sentitela, attenzione. E questa attenzione
Perché questa attenzione accoglie ogni cosa che c'è dentro di noi, ogni cosa. E questo la rende compassionevole. Il bello, il brutto, il buono e il cattivo. La luce e l'ombra. L'attenzione accoglie tutto. Allora, io sono questa, ci fa diventare compassionevoli, compassionevoli verso noi stessi, verso i nostri limiti, verso ciò che ci portiamo dentro senza poterlo accogliere. Questo, la presenza, attenzione. Io sono l'attenzione, io sono questa. Se anche per un solo attimo potete sentire di essere questa attenzione, per un solo attimo, questa attenzione che non si afferra a niente, questa attenzione che lascia fluire il respiro, se per un solo attimo siete questa attenzione, questo vi apre la dimensione del presente. E non si può più dimenticare quando l'abbiamo sentita una volta. Oggi volevo parlarvi di qualcosa che mi sta a cuore. L'ingiustizia. Molto spesso tutti noi abbiamo vissuto l'ingiustizia. L'abbiamo ricevuta da persone che amiamo, ma anche da persone sconosciute. Anche da situazioni. Ci vorremmo sciogliere quella ingiustizia, vorremmo liberarcene. Perché quella ingiustizia l'abbiamo fatta molto spesso crescere dentro di noi. Spesso l'abbiamo fatto per molto tempo. E vorremmo estirpare da noi quella ingiustizia. E per questo ci appelliamo alla giustizia. Chiediamo giustizia. E a volte vorremmo che questa giustizia fosse fatta con qualunque mezzo. Ognuno di noi ha vissuto esperienze come queste. Cosa abbiamo fatto del nostro senso di ingiustizia? È ancora lì? È ancora lì dentro di noi? Guardatelo. Chiediamo giustizia fuori. Chiediamo E cosa ne facciamo del senso di ingiustizia che sentiamo dentro? Tutti i cammini spirituali
indicano che una ingiustizia si ripara interiormente. E dopo questa riparazione interiore, allora è possibile fare un passo fuori. È possibile intraprendere un'azione. C'è un insegnamento, un famoso insegnamento del Buddha su questo. E lo trovate nei testi antichi. E vale la pena leggerlo. È l'insegnamento della freccia. Un'ingiustizia è come essere colpiti da una freccia. Il corpo è ferito, l'essere è ferito, la mente è ferita. Cosa ne facciamo di quel dolore, di quella sofferenza che arriva d'improvviso? Spesso ci mettiamo su rabbia, risentimento, frustrazione, odio. Questo è il balsamo che versiamo sulla nostra ferita di ingiustizia. Allora, il Buddha dice la prima freccia è l'ingiustizia vissuta. Ma la seconda freccia sono le emozioni che mettiamo su questa ingiustizia vissuta. Allora, mentre la prima freccia, il primo senso di ingiustizia che viviamo è qualcosa che possiamo sentire, accogliere e quindi trasformare, trascendere. Quando ci versiamo sopra, quando ci lasciamo colpire da una seconda freccia che creiamo noi con le nostre emozioni, su quella ingiustizia, la rabbia, l'odio, il risentimento, la frustrazione, il senso di essere vittime, la paura di essere colpiti di nuovo. Lì ascoltare quel dolore diventa molto più difficile. Il Buddha dice 30 o 40 volte più difficile, perché è più intenso. Perché l'abbiamo arricchito, gli abbiamo dato più dimensione, gli abbiamo dato più forza. Allora, il dolore della prima freccia durerebbe poco, sarebbe breve la sua vita. Ma siccome non trasformiamo quel primo dolore, la sofferenza diventa insopportabile. E spesso ce la portiamo dietro per anni. Per anni. E chiediamo giustizia. E ci appelliamo alla giustizia. Allora, la seconda freccia, le emozioni che mettiamo su quella ingiustizia da cui siamo stati colpiti, che abbiamo subito, quella seconda freccia viene dall'ignoranza. Attenzione, questo è il meraviglioso messaggio del Buddha. È per ignoranza che noi, invece di accogliere il dolore
dell'ingiustizia, subito, appena arriva. Ci mettiamo sopra tutte le nostre emozioni, senza renderci conto che stiamo entrando in un dolore a volte insopportabile, che è il dolore che vediamo marciare per le strade del nostro pianeta, invocando giustizia. Perché quel dolore che c'è dentro è troppo forte. E come si fa questa trasmutazione? Come si fa questa trasformazione? Ed è importante farla. Perché quando siamo profondamente nella sofferenza, quando il dolore dell'ingiustizia è diventato così forte, allora la nostra visione si offusca, la nostra visione della realtà perde chiarezza. Non siamo più capaci di vedere la verità, non siamo più capaci di vedere la verità dentro di noi, ma non siamo neanche capaci di vedere la verità nel mondo che ci circonda. Per questo è importante accogliere quel dolore, trasmutare quel dolore, lasciare andare quel dolore. E come si fa? Questa è la domanda che ricevo sempre. Come si fa? Si ascolta. Ma senza l'attenzione presente, senza questo io sono, questa, non lo possiamo accogliere quel dolore. Non possiamo starci. Vorremmo scappare, vorremmo che si trasformasse, vorremmo che non ci fosse, ma c'è. E questo vorremmo che non ci fosse, ma c'è, non ci permette più di vedere la verità, di stare. Il corpo è il luogo in cui tutto questo avviene. È il corpo che conserva tutte le ingiustizie che abbiamo visto. È il corpo che ce la mostra ed è dal corpo che la trasformazione può avvenire. È nell'ascolto di quel dolore che brucia ancora oggi che la trasmutazione avviene, ma può avvenire solo da uno stato di presenza, può avvenire solo dall'attenzione presente. Attenzione presente che ascolta, che è compassionevole e quindi può ascoltare, può accogliere, senza schizzare fuori a cercare giustizia a qualunque costo, a qualunque prezzo. Che è il regno, il dominio della consapevolezza, della coscienza egoica. Ci obbliga a sentire i dolori che abbiamo dentro, le sofferenze che abbiamo dentro, le lacrime che non abbiamo pianto. Quelle lacrime che vengono da quell'essere stati colpiti, quell'essere stati aggrediti, quell'essere stati abbandonati, non amati.
È il momento di fare i conti con tutto questo. Ma i conti sono accogliere. I conti sono ascoltare. I conti sono vivere ciò che abbiamo dentro. Finalmente. Allora saremo pace. E allora possiamo chiedere la pace. È molto diverso da chiedere la giustizia, perché giustizia e pace saranno una cosa sola. Allora usciamo dall'ignoranza, usciamo dall'illusione di non sapere che siamo in grado di accogliere il nostro dolore, che siamo in grado di sentire la sofferenza, di essere stati ingiustamente colpiti. E allora che diventiamo liberi dall'ingiustizia. Allora, usiamolo questo meraviglioso insegnamento del Buddha, che io ho raccontato in maniera molto superficiale. Andatevelo a leggere. L'insegnamento della freccia. Tanti secoli fa. E siamo ancora lì. E questo è il momento. E questo è il momento di accogliere questa ingiustizia senza saltare nel trono del giusto. Perché non è vero. Perché non è la verità. La verità è il dolore che abbiamo dentro. E da qui scappiamo. Perché crediamo che non ce la possiamo fare. E non è vero. Perché qualunque difficoltà possiamo avere in questo momento, qualunque problema possiamo avere in questo momento, quel problema sta indicando qualcosa che è dentro di noi e che ha bisogno di essere accolto. Prima che quel dolore degeneri. Un uomo che lavora in questo edificio ha avuto un infarto. È un uomo molto sano, ha fatto sempre molto sport, è vitale. Eppure si è ritrovato per terra senza capire come. E finalmente, quando è uscito dall'allarme dell'infarto, anche grazie al suo medico, ha visto che c'era un grande dolore che non aveva pianto. Sua moglie è morta qualche mese fa, con grandi sofferenze. E lui non si era mai permesso di piangere quel dolore. E quel dolore è rimasto dentro. E il suo cuore non ce l'ha fatta a trattenere quelle lacrime.
non si può trattenere dentro la sofferenza. Cioè, si può, ma produce degli effetti deleteri, perlomeno. E per questo produce adesso come non mai effetti deleteri. Perché ci occupiamo del nostro dolore. Perché finalmente scegliamo di essere compassionevoli verso noi stessi, di accoglierci. Di piangere le lacrime che non abbiamo pianto, di ascoltare con questa attenzione, perché solo questa attenzione può ascoltare, accogliere, ascoltare, stare. La salute sgorga da questo. Lì c'è una dimensione che è più grande di noi. Ma soprattutto quando accogliamo il dolore si manifesta l'amore. L'amore che tutti, a cui tutti tanto aspiriamo. Non si può manifestare se c'è un dolore che non abbiamo accolto, se ci sono lacrime che non abbiamo pianto. L'amore non ha voce, non può. Spesso da bambini abbiamo sepolto l'amore dentro di noi. E i bambini danno amore. Proprio come gli animali che non sono troppo vicini agli umani. E spesso quell'amore che danno i bambini è ignorato, è respinto. Addirittura spesse volte siamo derisi per quell'amore quando siamo piccoli. E così seppelliamo l'amore dentro di noi. Ma lì c'è il dolore che lo tappa, lì c'è il dolore che lo tiene giù, quell'amore. E allora cerchiamo amore, perché non possiamo toccare tutto quello che abbiamo dentro di noi, che è così tanto. E allora marciamo per avere giustizia, perché plachi il dolore e ci faccia sentire meglio. Ma non accade. Non accade perché siamo noi che abbiamo dentro il dolore. E quando finalmente accogliamo il dolore, quando finalmente piangiamo quelle lacrime che non abbiamo pianto, allora insieme al dolore che si dissolve, si affaccia l'amore, si affaccia quella dimensione che è più grande di noi, quella dimensione alla quale aspiriamo quando ci sediamo nella posizione del Buddha e vorremmo sentire l'amore. Ma non si può, perché c'è un tappo sopra quell'amore, c'è tutto il dolore che non vogliamo vedere, che non vogliamo. Eppure è qui, è dentro. E allora questa dimensione più grande di noi, alla quale aspiriamo con tutto il nostro essere, che ci fa fare tanti sforzi per meditare bene, per essere spirituali, non si schiude, non si apre. Non si apre. È lì. Ma non può uscire. Uscirà insieme alle lacrime, uscirà insieme a questa tensione
che finalmente guarda il dolore e lo lascia essere. E allora tutto si apre. E questo tempo è un tempo magico, perché ogni difficoltà è un dito puntato verso qualcosa che c'è dentro. Lo sto vivendo anch'io. Tutto ciò che, tutti i miei file vogliono essere messi a nuovo. Vogliono essere rigenerati. Abbiamo tutto l'aiuto del mondo in questo momento. Tutte le difficoltà sono aiuti. Indicano dei luoghi interiori in cui c'è una ferita, in cui siamo stati colpiti da una freccia, in cui c'è ancora dolore. Allora, non perdiamo tempo credendo di non avere un libero arbitrio, credendo di non avere potere, perché il potere ce l'abbiamo e mai come adesso abbiamo avuto potere. E questo potere sta proprio nell'intensità delle difficoltà che incontriamo, perché la vita è così perfettamente giusta che non ci dà mai una prova che sia superiore alla nostra attenzione, alla nostra presenza. E la prova della giustizia della vita, della perfezione della vita, l'abbiamo sempre avuta, anche nelle piccole cose, anche quando vediamo proprio la perfezione delle trame dell'esistenza, come si tessono intorno a noi, come ci accadono le cose giuste nel momento giusto, come incontriamo le persone in quel momento, che tipo di incontri facciamo. La vita ci dà mille prove per dimostrare quanto incredibilmente perfetta sia, quanto incredibilmente giusta, fra virgolette, sia. Ma se noi diciamo no a quello che la vita ci mette sotto gli occhi, dentro di noi, questo messaggio di perfezione va perduto. Questa azione compassionevole della vita che ti dice: guarda quel dolore lì che ti porti dentro da tanti anni, finalmente guardalo, accoglilo finalmente. Come puoi? Questa attenzione presente, perché quel dolore è inquinante, è estremamente inquinante. È inquinante per te ed è inquinante per chi ti sta accanto, è inquinante per l'umanità. E in questo momento in cui si giocano i destini dell'umanità, non possiamo rischiare di inquinare. E non sono gli scappamenti delle auto, il surriscaldamento. L'inquinamento della sofferenza umana è molto più tragico, è molto più potente, è molto più forte. Allora, occupiamoci con questo compassionevole, con questa compassionevole attenzione, occupiamoci di ciò che abbiamo dentro. Non c'è tempo da perdere.
proprio perché questo è un momento unico, è un momento pieno di opportunità. Le difficoltà ne sono una prova. Era lo Zen che diceva che sofferenza e illuminazione sono le due facce della stessa medaglia. E mai come adesso questo è vero. Quindi state in silenzio. Stare in silenzio vuol dire stare con voi stessi. Passate del tempo in silenzio ogni giorno, anche poco. State da soli. State nel silenzio, quando siamo da soli, possiamo osservare l'impermanenza delle cose. È una cosa semplice, l'impermanenza è una parolona importante, ma in realtà l'impermanenza è la ruota dell'esistenza. Le cose si muovono, in un momento siamo felici, il momento dopo siamo tristi. In un momento siamo depressi e il momento dopo siamo pieni di entusiasmo. Non è che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, è che le cose si muovono. È che le cose si muovono costantemente. Entriamo e usciamo. E questa è l'impermanenza costante. La vita è questo, movimento. Ascoltate, state. E quando stiamo, tutto ciò che va accolto affiora. Affiora. E possiamo prenderne responsabilità. Non c'è niente di predestinato. La predestinazione è qualcosa, sono le carte con cui siamo nati. Ognuno di noi è nato con certe carte. Siamo nati in una nazione piuttosto che in un'altra, in una classe sociale piuttosto che in un'altra, in una situazione economica piuttosto che un'altra, con certe qualità personali e certi limiti personali. Della salute, limiti mentali, capacità mentali, psicologiche, fisiche. Ognuno di noi ha queste carte. E con queste carte giochiamo il gioco della vita. E lì abbiamo tutte le scelte possibili. Dentro queste carte. Ma c'è una cosa che spesso perdiamo di vista. Queste carte sono quelle che sono, ma sono migliorabili. E probabilmente molti di voi hanno fatto questa esperienza, che più coltiviamo e amiamo e usiamo le nostre, chiamiamole carte, più queste si arricchiscono, si approfondiscono, diventiamo più capaci. È come se acquisissero, sono quelle che sono in natura, ma è come se acquisissero profondità, come se arricchissero. Paramahansa Yogananda diceva che, come tutto l'insegnamento indù, che vanno coltivate le virtù. Vanno coltivate le carte che abbiamo, ma entro queste carte noi abbiamo tutta la possibilità di scelta. Ed è importante la scelta, perché la scelta è la presa di responsabilità. Riconoscere dove siamo, accogliere e fare un passo.
Quindi coraggio, questo è un tempo fantastico, è un tempo così ricco, così vicino alla verità. Questo tempo ci porta vicino alla verità. Però chiedetevi, la volete vedere la verità? Non la verità che vi piacerebbe, la verità. Vale la pena farsi questa domanda. Perché altrimenti ogni meditazione, ogni ricerca di noi stessi non avrà senso. Vuoi vedere la verità? Vuoi accogliere? E l'attenzione è ancora lì? Io sono questa, è ancora lì? O siamo andati nel mondo del cercare di capire, del confrontare? Questa attenzione ci porta in una dimensione molto più vasta di quella parte della mente che normalmente usiamo nella vita di tutti i giorni. Allora, ritorniamo all'attenzione, o manteniamoci nell'attenzione se ci siamo ancora. E vediamo se c'è qualche domanda a proposito di tutto questo che vi ho detto. Potete scriverla nella chat. E godiamoci il silenzio, mentre forse c'è qualcuno che scrive qualche domanda. Ma nel frattempo lasciamo che l'attenzione si appoggi su questo silenzio, su questo non fare, su questo essere. Grazie. Allora, brava Giulia, come mi comporto con le altre persone da questa attenzione? Mi sembra di non avere niente da dire a loro, priva di contenuti. Sì, l'altra sera ho fatto questa esperienza ancora una volta. Ho passato 2 giorni in silenzio. E poi sono andata a cena alla fine del silenzio con dei cari amici ed ero ancora nel silenzio e guardavo com'era essere ancora nel silenzio ed essere in una tavolata di gente allegra. Essere la verità di quello che ero in quel momento. E una parte della mia mente si chiedeva, ma forse penseranno che sono fuori. Ed ero fuori in un certo senso, ero nel silenzio.
Non è accaduto niente di speciale, ma mi ricordo che anche una volta Eckhart mi ha detto che capita anche lui a volte di essere in mezzo alla gente e in riunioni non spirituali, diciamo così, e di non avere niente da dire. E ha sorriso. Ed è quello che succede se non abbiamo niente da dire. Se non ci mettiamo un vestitino alla moda e rispondiamo adeguatamente. Che succede? Andiamo a vedere che succede. E questo, cara, grazie della domanda. Allora, Daniela dice, se quello che emerge della nostra verità non ci piace, è quello che non ti piace, che non vuoi vedere, che è il deposito più rigido, più addensato, che ci portiamo dentro. Quindi dai il benvenuto, cara Daniela, a quello che emerge e che non ti piace, perché quello che non ti piace è quello che non hai voluto vedere. Non è lì da adesso, spesso quello che non ci piace è lì da tanto tempo. Vuoi continuare a portartelo dentro, come dice Eckhart, vuoi dargli ancora un po' di futuro? Giulia Baraldi dice: come faccio a far emergere le mie carte, le mie qualità per conoscerle, poterle coltivare? Allora, lasciate perdere il fare, lasciate proprio perdere il fare, cara Giulia, lascia. Le qualità emergono da sole, da uno stato di presenza, da uno stato di attenzione, da uno stato di ascolto. Le qualità emergono. Allora, io disegno molto bene. Per anni ho usato il disegno per la mia disperazione, per il mio dolore. Passavo le notti a disegnare e questo mi aiutava. Ma poi strappavo i disegni perché quei disegni parlavano di qualcosa che non volevo vedere, che non volevo accogliere. E poi non mi ricordo quando è successo, a un certo punto ho cominciato a prendere la macchina fotografica e scattare delle foto quando sentivo, quando vedevo una luce, un colore, quando qualcosa mi colpiva. Scattavo in una maniera spontanea, senza pensare all'effetto, senza guardare l'inquadratura, sentivo una foto. E contemporaneamente è anche arrivata la scultura, è arrivata da sola. Ero a Vancouver accanto a Eckhart e ho cominciato a scolpire. Ed è successo da solo. Accade da solo, non c'è bisogno di coltivare niente. Le abbiamo dentro di noi. Coltiva la presenza. Coltiva la presenza. La presenza manifesta gli strumenti che noi abbiamo, le carte sono gli strumenti che noi abbiamo per manifestarci nel mondo. E la presenza vuole sperimentare la manifestazione nel mondo. E quindi te li manifesta, te le manifesta le cose. Non c'è bisogno di cercare per coltivarle. Ah. Sì. Ah, inaspettatamente a volte, dice Aide, sento forte una forza che vuole distruggere in nome della giustizia divina. Sì, cara, l'ho sentita anch'io in passato. Quasi una forza distruttrice e punitiva dell'Antico Testamento. E quella cosa lì, guarda quanta sofferenza ha portato nei secoli quel sentimento. Guarda.
quanta distruzione in nome di una giustizia, che viene proprio da non poter ascoltare, da non poter stare con la sofferenza che abbiamo dentro. A volte, guardando l'inconsapevolezza umana, ho sentito nel tempo quella forza distruttrice, quel no, quella ribellione. E c'era tanto dolore lì. E l'uscita non è stata quella di chiedere giustizia fuori, quella di mettere in azione la forza distruttrice, perché la forza distruttrice porta ancora dolore dentro, nuovo dolore. Ma è stato accoglierlo, starci. Piangere, essere compassionevole per questa razza umana di cui io sono parte. Io non sono esente da tutta questa ingiustizia. Allora, accogli quando senti la manifestazione della distruzione, della distruttività dentro di te. Stai nel corpo. È il presente, è questa attenzione presente che ti può permettere di sentire quella forza distruttrice nel tuo corpo, di sentirla e di accoglierla, di starci. Allora accadono altre cose, ma soprattutto tu sei libera. Non c'è da contemperare, Patti. Tu dici come si contempera l'attenzione con l'azione. Una volta osservata l'ingiustizia, se il Green Pass è un'ingiustizia, come si può agire? Tu vuoi la decisione prima di aver accolto la sofferenza? Non è possibile, perché la tua decisione è ancora intrecciata con la sofferenza. Allora, prima l'accoglienza di quel senso di ingiustizia sul Green Pass, su qualunque altra cosa, ma non cercare la soluzione prima. Se c'è il dolore, tu cercherai sollievo al dolore. E non cercherai l'azione che tu vuoi fare e che viene dalla presenza. È chiaro? Sono tempi diversi. Sì, Giorgio, le tue carte escono spontaneamente dall'attenzione che sei. È quello che ho detto. Sì. Come fare a trovare dentro quello che invece cerchiamo fuori, stare dentro. Se non stiamo dentro, sì. Agostino dice, prima hai parlato dell'amore che fiorisce, se dall'interno dell'individuo c'è pace. Quindi se una persona non incontra una persona da amare, vuol dire che non ha risolto alcune cose del passato, di conseguenza anche cercare qualcosa. No, Agostino, non sto parlando di una relazione con qualcuno. Io sto parlando dell'amore che abbiamo dentro, del senso dell'amore che abbiamo dentro. Io sto parlando dell'essere amore. Non di cercare qualcuno su cui riversare l'amore. Quella è un'altra cosa. E se non trovi qualcuno da amare, tantissimi cammini spirituali l'hanno sempre suggerito. Ama. Se non trovi qualcuno da amare, coltiva l'amore in te. Non vuol dire niente. Magari l'esperienza importante che stai facendo in questo momento è quella di non avere qualcuno da amare. E allora senti, c'è una sofferenza lì, c'è una mancanza lì, c'è qualcosa
È tutto dentro di te, è tutto nel tuo corpo. Usa questo tempo in cui non hai qualcuno da amare per accogliere ciò che ti indica questa esperienza della vita che stai facendo. Filippo, ho fatto fatica a stare sveglio perché l'argomento mi risuonasse dentro. La mente non vuole vedere. Sì, Filippo, la mente non vuole sapere. È quello. Allora, per fortuna, questo evento lo potrai rivedere. È quello. E questa volta sii molto presente. Quando lo riascolti, spero che adesso ci sei, quando lo riascolti, sii molto presente. Sentila questa presenza. E guarda la sonnolenza come sensazione fisica. La presenza può guardare la sonnolenza perché è una sensazione fisica ed è la presenza che la guarda, l'attenzione che la guarda. E siccome la sonnolenza in questo caso, che non è un sonno, ma è una sonnolenza che vuole portarti via, sembra, in questo caso la sonnolenza è la non attenzione. Ma in realtà è l'attenzione che vede la sonnolenza. E quindi stai dalla parte dell'attenzione che vede. Allora, Sundari dice: quando sono nell'attenzione c'è solo spazio senza contenuti, ma quando emerge la sofferenza o il dolore, se sposto la mia attenzione sull'attenzione, tutto il resto sparisce, ma proprio tutto. Quindi dov'è la compassione e l'amore? Non ti dividere, quando ci dividiamo in due, cara Sundari, non siamo presenti. Torna all'attenzione e non ti fare tante domande. Non è mai la mente che accoglie. La mente non accoglie, è la presenza, quindi l'attenzione che accoglie. Ma non cercare di capire. Stai, fai l'esperienza. Sii presente come puoi e quando appare il dolore è l'attenzione che lo vede. E a volte quel dolore scompare. E lascialo scomparire, resta presente, resta attenta. C'è bisogno di correre dietro al dolore. Restaci. Pian piano vedrai che la consapevolezza si stacca da quel piano di sofferenza che tutti noi abbiamo dentro ed è più facile essere attenti, è più facile essere presenti e in questo modo è anche più facile attraversare le cose più dense, ma lasciati essere spontanea in questo e non cercare di capire. Allora, Davide dice, questo cercare fa parte delle carte presenti alla nascita di cui parlavi prima. Il risultato del cercare è presente come risultato di un libero arbitrio. Oh, ragazzi, tanta mente, eh? Tanta mente. Allora, alla nascita nasciamo con delle carte. Nasciamo da una situazione sociale, dai genitori, dai nonni, da tutti coloro che ci hanno preceduto. C'è una storia e quello costituisce le carte. Noi aggiungiamo la nostra storia nella maniera in cui nasciamo e poi come continuiamo. Ma non si tratta di cercare. Allora,
il risultato del cercare è presente come il risultato di un libero arbitrio oppure scritto. Non è così complicato, Davide. Noi abbiamo delle carte, abbiamo delle qualità, abbiamo delle capacità. E ci muoviamo nella vita con quelle capacità. Come possiamo? Le carte che abbiamo, ciò che siamo, nella forma, nella presenza, è tutto semplice. Nella forma abbiamo delle qualità, abbiamo delle capacità, abbiamo dei limiti. E abbiamo una strada da percorrere. E la strada ci si offre. E in questa strada, che potrebbe sembrare a molti e spesso sembra condizionata, sembra predestinata, sembra che non abbiamo scelta, in realtà in questa strada noi abbiamo un libero arbitrio. Noi abbiamo la possibilità di scegliere tra il bene e il male, ogni volta. Cerchiamo di non lasciare che la mente si intrufoli nel cercare di comprendere queste cose. Lasciamole entrare, lasciatele entrare, sentitele, ascoltatele. Ascoltatele veramente, fisicamente, ascoltatele con un'attenzione presente nel corpo. Non cercate di coglierle dal mentale. Il mentale, per sua natura, non ha la dimensione di qualcosa di più grande di noi. E quindi, per necessità, riduce i concetti, riduce le idee, riduce le esperienze. Rimanete presenti anche quando leggete, quando ascoltate un insegnamento. Rimanete presenti, non lo date in pasto a una mente che vuole cogliere, capire, mettere in pratica, sapere. Quel meraviglioso poeta che io adoro, che si chiama Fitz, dice che forse lui, forse no, chissà, ve lo passo lo stesso. Nel cammino della conoscenza mentale acquisiamo ogni giorno qualcosa. Nel cammino verso noi stessi perdiamo ogni giorno qualcosa. Allora, non vi avvicinate a questi concetti, a queste indicazioni, sono più indicazioni che concetti, cercando di prenderlo per metterlo in pratica, per usarlo. Perché quella è la mente, e la mente è legata a acquisire, ad avere di più, a potere. E c'è uno sforzo in questo. Se lo sentite fisicamente, vedrete che c'è uno sforzo in quel tentativo di afferrare, di prendere, di capire, per poter usare. E lì la presenza non c'è, l'attenzione lì non c'è più. L'attenzione presente non c'è più. E qualcosa si restringe, lo sentite fisicamente, si restringe, si chiude nel tentativo di prendere, di trattenere, di capire, di approfondire per poter usare futuro. Allora, se ascoltate quel movimento, ma proprio dal fisico, vedrete che quella
Quel tentativo di comprendere va nel passato, confronta ciò che conosce e cerca di portarlo nel futuro per poterlo usare. Quella è mente, la mente è passato. È la dimensione dell'espansione, la dimensione di qualcosa più grande di noi, si perde, va persa. Sì, Valentina, in questo periodo sono tornata a casa con i familiari, cerco giustizia. Bene, hai una pratica davanti a te. Sì. È certo che senti poca vitalità, perché la vitalità se la mangia tutta la necessità di tenere a bada tutta quella rabbia. Allora, lascia andare la rabbia. Lascia andare la rabbia non vuol dire esprimi la rabbia, vuol dire stare nella sensazione di rabbia. Stare, starci, ascoltarla, viverla. Grazie Maria Cristina. Ah, sì. Sì, Giuseppe, il corpo manifesta i propri disagi, manifesta la sofferenza che abbiamo ancora dentro. E non esiste malattia incurabile. Che cos'è il miracolo se non la dimostrazione? E ne abbiamo infinite dimostrazioni che non esiste una condizione incurabile. Quindi sì, e la porta è entrare, Giuseppe, sentire quella psoriasi, sentire quella sensazione fisica, sentire quella sofferenza, quei limiti, entrare profondamente dentro di te. Fatti anche accompagnare in questo, fatti accompagnare da qualcuno che è presente. E può mantenere la tua presenza mentre entri nella sofferenza che stai vivendo. Sì. La cosa difficile, Valeria, non è quando la mente vuole una soluzione subito. La cosa difficile è la mente. Ascolta. Alessandra ti ha dato le carte che sono utili per te. Sì, e allora a un certo punto possiamo essere grati di tutto quello che abbiamo vissuto, ma di tutto. La gratitudine impregna il nostro essere profondamente. Ci rendiamo conto che qualunque carta abbiamo avuto nella vita, qualunque ingiustizia abbiamo vissuto, è stato un aiuto meraviglioso. E allora vediamo la perfezione della trama della vita. Sì. E io stesso 839224. Ah, l'esperienza di dolore è dura. Come fare? Sentire, ascoltare, stare con la sensazione fisica, entrare lì dove senti la durezza, scendere, stare lì, stare come puoi. Ma non con la speranza che se ne vada, perché quello non è stare, quello è un futuro. Stare, ascoltare. Ci sono moltissimi insegnamenti miei su come fare. Andate ad ascoltarli, ma praticateli.
la pratica che fa la differenza. Bene, vi ringrazio tanto. Grazie per questa consapevolezza che avete portato nella mia vita. C'è ancora un unico posto nel ritiro estivo, ultimo, ultimissimo. E chi di voi volesse fare la pratica di tutto questo per un'intera settimana in silenzio, sapete cosa fare. Vi ringrazio profondamente. Ogni insegnamento scaturisce da chi ascolta, non da me. Grazie.